Ben ritrovati gentili spettatori dopo la pausa estiva a una nuova edizione del nostro TG Web, il notiziario a cura della redazione di Santa Sant'Agatesi del Mondo che vi racconta gli ultimi eventi di Sant'Agata di Puglia e dei Monti Dauni. Trascorsi gli intensi mesi estivi, torniamo infatti alla nostra programmazione abituale e apriamo subito proprio con la nostra Festa dell'Emigrante, giunta alla sua ottava edizione che ha visto quest'anno premiati Padre Bonaventura Danza, Emi Azzarito, Leonardo Schiavone e Giuseppe Longo. Grandi soddisfazioni per la nostra associazione Sant'Agatesi nel mondo che ha organizzato l'ottava Festa dell'Emigrante, una delle più longeve manifestazioni del genere di tutto il Sud Italia, grande partecipazione durante il convegno mattutino come ho lasciato la mia terra, ospitato nell'aula consigliare del municipio. A seguire la consegna dei premi Sant'Agata 2013 a padre Bonaventura Danza, insigne uomo di grande spiritualità e cultura che ha donato alla nostra biblioteca comunale alcune delle sue pubblicazioni originali e ci ha regalato momenti di grande commozione. A Emi Azzarito, in rappresentanza di Rocco Azzarito Senior e dei suoi figli, il cui nonno Frank partì da Sant'Agata ai primi del Novecento per creare una grande azienda di calzature a New York, la Telet e al musicista Leonardo Schiavone, con alle spalle una grande carriera di successi italiani e internazionali. Infine, una targa ricordo del Premio Sant'Agata 2013 è stata consegnata al ragionier Giuseppe Longo, che vive a Matera, il più longevo dei santagatesi nel mondo, 103 anni, assiduo frequentatore del nostro portale. In serata ha concluso la manifestazione e il concerto della Lindeberg Cover Band dei Pù, che non a caso annovera come frontman, voce e tastiere con una notevole Somiglianza vocale a Roby Facchinetti, il nostro concittadino Antonio Rinaldi. I video, le interviste e le foto dell'evento qui sulla nostra Artemisium Web TV. La festa dell'emigrante si svolge ormai da otto anni ad agosto, mese dei ritorni per eccellenza, grazie alla festa patronale che vede portare in processione il quadro della Madonna Assunta la sera del 15 agosto a partire da San Rocco durante una seguitissima fiaccolata. Il giorno successivo, poi 16 agosto, è la volta proprio di San Rocco la cui statua, dopo una novena predicata nell'omonima chiesa nei giorni precedenti, sfila a sua volta in processione insieme a quelle degli altri santi patroni Sant'Agata e San Lorenzo, accompagnati dai comitati, dai fedeli, da Don Radek e dal concerto bandistico città di Sant'Agata di Puglia. Passiamo ora al cartellone di Sant'Agata Estate, che quest'anno ha visto regina del palco Sant'Agatese una delle più raffinate e versatili interpreti italiane, Fiorella Mannoia. Lo scorso 19 agosto infatti la popolarissima cantante romana si è esibita presso il campo sportivo con i suoi successi e alcune delle sue migliori interpretazioni durante la tappa di Sud Il Tour, dal titolo del suo ultimo lavoro discografico, un album dedicato al Sud, d'Italia e del mondo con le sue meraviglie e i suoi dolori. Altro artista sul palco di Sant'Agata, Simone Cristicchi, originale cantautore che si è esibito invece in Piazza Perillo lo scorso 16 agosto, riscuotendo applausi e consensi grazie alla sua musica di qualità e al suo concerto intelligente e impegnato che ha toccato diversi temi e stimolato diverse riflessioni. Di ben altra natura invece il concerto del rocker Gianluca Grignani che il 18 agosto ha attirato fan e curiosi presso il palco del Campo Campus Carlo nonostante la forte concorrenza del concerto dei Tiromancino a Candela, ma ha deluso i più per una esibizione decisamente sottotono a causa di una laringite che ha costretto purtroppo il cantante addirittura a interrompere il resto del tour in corso. Grazie a questi nomi però anche stavolta Sant'Agata si è distinta come capitale del pop in capitanato offrendo concerti e spettacoli Gratuiti di alto livello, nonostante qualche malcontento di alcuni cittadini che hanno lamentato principalmente due problemi: i rincari delle bollette dell'acqua, arrivate a casa dei Sant'Agatesi subito dopo le feste, e la situazione di sporcizia a causa della mancanza di cassonetti, cestini e di una vera isola ecologica, e data la situazione della raccolta differenziata, che nel periodo estivo non riesce propriamente a sopperire le esigenze dell'aumentata popolazione. Ai concerti gratuiti, intanto, il comune di Sant'Agata ha affiancato altre iniziative, dal teatro alla musica lirica, dalla sagra gastronomica al cabaret di Uccio de Santis, in piazza a Ferragosto con Antonella Genga. Fiorello Chiello, il tradizionale corteo storico con Emilio Solfrizzi nei panni di Agatone per la quindicesima edizione della rievocazione storica medievale Agato Dux Arcis Sancte Agate, organizzato dalla Proloco Pierino Donofre e dalla Compagnia Teatrale Sant'Agatese patrocinato Sant'Agata dal comune. Il corteo è partito dal Castello Imperiale per poi giungere in piazza 20 settembre dove ha avuto luogo la messa in scena della tragicomica storia di Agatone sgozzato dal suo barbiere diretta da Lidia delle Noci su testo di Sergio Barbato. Il capitano Agatone interpretato negli anni passati sempre da attori molto noti, quest'anno aveva il volto di Emilio Solfrizzi, Pugliese Doc, popolare volto del cinema e della televisione, amatissimo protagonista della fiction. Tutti pazzi per amore, e conosciutissimo in Puglia anche per il duo Toti e Tata. Ancora una volta nei panni di Donna Ausilia l'attrice manfredoniana Floriana Rignanese e poi gli attori, gli attori della storica compagnia teatrale Maria De Leo, Ortenzio Mocciola e Gerardo Lionetti. Come di consueto ad accompagnare la sfilata popolare in abiti medievali gli sbandieratori e i giocolieri del gruppo, i federiciani di Lucera. E poi l'immancabile appuntamento estivo subito prima di Ferragosto con l'annuale sagra gastronomica organizzata dalla Proloco, lo spettacolo teatrale Sposed Castecal e il musical Mamma mia del gruppo 795. E poi ancora l'applauditissima esibizione del concerto lirico sinfonico di Margherita di Savoia e quella del concerto bandistico città di Sant'Agata di Puglia sotto i portici di Piazza 20 settembre. Per finire in bellezza il 20 agosto il concerto dei Grammar School con brani dei Pink Floyd, LED. Zeppelin, Eagles, Police, Queen, Santana, Dire Straits e altri, una full immersion dedicata ai gruppi che hanno fatto la storia del rock internazionale. Nasce a Sant'Agata la protezione civile Vita Silvio Mele grazie all'impegno dell'associazione di volontariato Vita che dal 1998 effettua soccorsi a infermi e feriti a mezzo ambulanza. Con l'impegno del presidente del nuovo direttivo l'associazione è stata iscritta nell'elenco regionale di protezione civile con determina dirigenziale numero 48 del 2 maggio 2013 al numero 315 dell'elenco regionale e aderisce al coordinamento provinciale di protezione civile. Nel mese di giugno si è già svolto nel nostro il nostro paese ha un corso AIB di monitoraggio, primo spegnimento e sicurezza rivolto a 18 volontari e tenuto da Michele Sventurato, vicepresidente della Pasard di Manfredonia per la salvaguardia degli incendi boschivi. Dal 5 al 12 settembre poi tre dei nostri volontari saranno impegnati a Vico del Gargano presso la caserma Iaco Tenente, dove saranno da supporto ad altre squadre già operative nella zona del Parco Nazionale del Gargano. Ma cambiando argomento, questa estate 2013 ha visto nascere a Sant'Agata di Puglia un'altra iniziativa. L'agenzia di animazione Patti Party volta a rallegrare le giornate dei più piccoli. L'agenzia, nata da un'idea e dalla determinazione di Patrizia Perrella e Lorenzo Colotti, si occupa di animazione, feste di compleanno, eventi di piazza, feste a tema per grandi e piccini, servizio catering, cerimonie, servizio babysitting e ludoteca. Ulteriori info sulla pagina Facebook Patti Party o contattando Patrizia al 349 5504 622. Voltiamo ancora pagina e torniamo alla tradizione perché anche quest'anno come di consuetudine il giorno 23 agosto si è celebrata la Santa Messa nella cappella situata nei ruderi del convento di Sant'Antuono, in ricordo dell'antica fiera che si teneva appunto in questo periodo nell'area del convento. La cappella, antico luogo di culto, è stata conservata e riportata allo splendore originale attraverso un intervento di restauro da parte della famiglia Maruotti. Hanno partecipato alla funzione altro in numerosi cittadini santagatesi le suore della casa di riposo del Sacro Cuore di Gesù che hanno assistito il parroco Don Radc nella celebrazione della funzione religiosa. L'altra funzione religiosa dell'anno avviene invece il 17 gennaio in occasione della ricorrenza del Santo a cui si affida la buona riuscita dell'attività agricola. A tutti i partecipanti e in particolare al nostro sacerdote va un sentito ringraziamento da parte dei fedeli e anche della redazione di Santa Catesi nel Mondo. Scende il limite di velocità massima da 90 a 70 km orari sulle strade della provincia di Foggia. La decisione è stata presa per le condizioni attuali del manto stradale e l'impossibilità, stando le attuali ristrettezze finanziarie, di eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Ora l'Arcidiocesi di Foggia Bovino smentisce le dimissioni di Monsignor Tamburrino. A seguito di alcune notizie infatti apparse su organi di informazione locali e social network in relazione alle dimissioni anticipate dell'Arcivescovo metropolita di Foggia Bovino, Monsignor Francesco Pio Tamburrino, la curia arcivescovile di Foggia Bovino rende noto che tale informazione sarebbe assolutamente priva di ogni fondamento. Monsignor Tamburrino infatti come è noto presenterà le proprie dimissioni come prassi al compimento del suo 75° anno di età, ossia il prossimo 6 gennaio 2014, e poi la Santa Sede valuterà se accettare tali dimissioni o prolungare il ministero a giudizio del Santo Padre. Il capitano dei Carabinieri Roberto Petroli dopo 4 anni e mezzo lascia Foggia, dove ha diretto la prima sezione del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, per assumere il comando della compagnia di Campobasso. Giunto con il grado di tenente a Foggia nel 2009 proveniente da Cosenza, il capitano Petroli si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata. Ora verrà sostituito dal capitano Nicola Gargini proveniente dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano. Successo e applausi per Franco Contillo a Scampitella lo scorso 28 luglio durante la serata dedicata alla festa della Madonna della Consolazione. Molti i santagatesi accorsi per ascoltare il concittadino Franco Contillo inserito nel programma del comitato organizzatore della festa patronale che ha previsto una serata di piano bar con le sue più amate interpretazioni tutte di brani anni 60-70 riarrangiati. Ma a Sant'Agata non è mancata quest'anno una tappa essenziale del Festival dei Monti Downi. 11 spettacoli, due prime assolute, grandi artisti e musica di qualità per questa undicesima edizione che si conferma vetrina d'eccellenza per il territorio. A Sant'Agata la prima data del festival con Cellos Glamour, l'ensemble di otto violoncelli che si è esibito domenica 4 agosto nell'auditorium del Castello Imperiale. L'ottetto, diretto da Francesco Montaruli, ha eseguito brani di Fure, Giuseppe Verdi, Villa Lobos e musiche da film di Piovani, Morricone e Nino Rota, il tutto arrangiato dai maestri Vincenzo Celozzi e Benedetto Montebello. Agli archi Francesco Montaruli, Daniele Miatto, Vincenzo Glioi, Michela Celozzi, Eungiu Yun, Luca Calzolaio, Gianluca Montaruli e Francesca Della Vista. Il cartellone 2013 del Festival dei Monti Dauni, giunto all'undicesima edizione e ormai tra i Festival d'Eccellenza riconosciuti dalla Regione Puglia, ha proposto anche quest'anno, dal 4 al 22 agosto, spettacoli musicali di qualità nei più bei comuni collinari Dauni, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Deliceto, Monte Leone e appunto di Puglia. Per il terzo anno il Festival dei Monti Dauni è festival in rete Daunia Felice, rete dei festival Puglia Sounds, promossa dal progetto operativo Puglia Sounds. Investiamo nel vostro futuro. Ma non solo, perché sono tornati a Sant'Agata anche i corsi estivi di perfezionamento musicale per la quarta edizione della settimana musicale barocca Cesare Marotta, organizzata sempre dall'Associazione Festival dei Monti Dawni, diretta da Agostino Ruscillo e promossa dal comune di Sant'Agata di Puglia con il patrocinio della regione Puglia e della provincia di Foggia. Dal 5 al 10 agosto, infatti, la Loggia delle Puglia ha ospitato nel Castello Imperiale alcuni giovani musicisti per perfezionare i loro studi con insigni maestri di conservatorio. In primi, Daniele Miatto. Ben riuscito il concerto finale di sabato 10 agosto, sempre presso il Castello Imperiale. A Bovino invece è tornato in scena all'Independent Short Film Festival, in scena dal 22 al 24 agosto nel Borgo Ducale per la sua quinta edizione, ideato e diretto dal regista Francesco Colangelo, originario proprio dei Monti Dauni. La rassegna, dedicata ai cortometraggi indipendenti provenienti da tutto il mondo, ha fatto registrare notevoli adesioni di artisti e pubblico. La grande musica invece ha fatto da padrona all'Acadia Blues 2013 per la quarta edizione di questo festival internazionale che ha visto animarsi il suggestivo borgo fantasma di Rione Fossi nei giorni 19, 20 e 21 luglio, grazie alla musica blues, con tre giorni di arte, festa, cibo e vino. Davide Pannozzo, Lisa Manara, Lyspiro Gira, James Thompson, Pino Forestiere e Paolo Pallante e Skip Lee McDonald, alcuni degli artisti che si sono esibiti. Ora si torna a scuola. Ecco il calendario della Regione Puglia per l'anno scolastico 2013-2014. Inizio lezioni previsto il 17 settembre e termine delle lezioni il 9 giugno 2014. Le festività natalizie andranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali dal 17 aprile al 22 aprile. Altre festività dal 1 al 3 novembre per il ponte di Ognissanti, dal 25 al 27 aprile per il ponte del 25 aprile e nelle scuole di Infanzia invece le attività educative termineranno il 28 giugno 2014. Una notizia appena aggiunta: tempi stretti per non perdere i 14 milioni di euro del cipe sul prolungamento della pista del Gino Lisa a 2000 metri. La scadenza del 31 dicembre, data entro la quale bisognerà aver appaltato la gara, veniva vista come una ghigliottina dall'amministratore unico di aeroporti di Puglia Giuseppe Acerno già il 28 maggio scorso e oggi quella data diventa davvero vicina. Un sogno quello del Gino Lisa e dell'intera comunità foggiana che crede nelle potenzialità di un aeroporto più competitivo che potrebbe diventare. In grado di far volare aerei con almeno 100 passeggeri. Adesso la pagina dello Sport, il Foggia in C2 nella prima giornata di campionato porta a casa un giusto pari con l'Aprilia per 1-1. I rossoneri, incompleti e con elementi non ancora al top, conquistano un buon pari. Ottimo cavallaro, autore del gol, ma la vittoria più grande è stata certamente quella di riuscire a giocare allo Zaccheria la prima partita in casa. I 90 minuti hanno tenuto la platea col fiato sospeso fino all'ultimo, ma siamo appena all'inizio del campionato e ancora lungo perché il Foggia di per di dimostri cosa sa fare, in vista anche dei nuovi regolamenti dei campionati minori. Prossimi match in programma, domenica 8 Teramo Foggia, domenica 15 Foggia Vigor Lamezia, domenica 22 Melfi Foggia e domenica 29 Tutto Cuoio Foggia. A Santagata invece il torneo estivo di calcio a 5 organizzato dalla SD Sporting Team di Gaetano Danza, prolungatosi a causa delle giornate di maltempo, ha visto trionfare i fuoriclasse della squadra Regno delle Due Sicilie che hanno battuto in finale il Penny Bar, mentre la, fina la finale per il terzo e quarto posto è stata disputata tra Scoppieto e Over 40. Bene amici, la redazione di Santa Gadese nel mondo vi saluta e ringrazia gli amici che ci hanno onorato con le loro visite nel mese di agosto 2013, dall'Italia 6192, dalla Francia 178, dalla Germania 57, dal Canada 56, dagli Stati Uniti 44, dal Regno Unito 12, dalla Svizzera 10 e poi Montenegro, Ucraina, Polonia, Norvegia, Romania, Russia, Colombia, Cina, pensate Sudafrica, Finlandia, Belgio e tanti altri. A tutti questi amici un grazie di cuore perché se andiamo avanti è solo per voi. Bene amici, anche per questa edizione tutto il nostro TG termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito come sempre, vi segnaliamo un video molto bello dedicato a Sant'Agata del nostro amico Michele Orlandella che trovate anche sul nostro sito e come sempre vi invitiamo a navigare quotidianamente sulle nostre pagine e a segnalarci notizie, eventi e perché no anche le vostre ricorrenze. Un saluto a tutti voi e arrivederci al prossimo TG Web.